tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Dunque, agire contro gli altri uomini fa parte delle possibilità umane. Possibilità, tra l'altro, continuamente ripresentata, ad esempio, dai TG, con le loro notizie su corruzioni di politici, ossia inganno e furto, e fatti di cronaca nera, ossia omicidi. Visto? È inutile fingere. Tutti gli uomini sono animati da desideri di distruzione. Banalmente, anche quando litighiamo, quando desideriamo farla pagare al vicino di casa, quando siamo arrabbiati contro qualcuno, intendiamo sempre distruggere, ossia peccare, mai di accordarci, di negoziare. Distruggere è la prima cosa a cui pensiamo nelle relazioni difficili con gli altri. Solo dopo ci correggiamo e pensiamo a qualcosa di più equilibrato, ossia costruttivo, per sé e per l'altro. Negarlo è patetico, è ideologico, appunto inesistente. Negare la tendenza dell'uomo a peccare, anziché a costruire, è più ideologico che sospettare che il peccato possa essere una ideologia. Invece, guarda caso, sono gli spiriti avversi, sia oggi di sinistra, sia i supercapitalisti, a negare il male come male, a dire che il peccato non esisterebbe. Infatti, quelli di sinistra si sono inventati che la religione sarebbe oppio dei popoli. Invece i supercapitalisti si sono inventati che l'unica entità sovraumana da prendere in considerazione sarebbe la natura. E l'unica legge sovraumana da rispettare sarebbe la sua legge del più forte, per il miglioramento dell'evoluzione. Con queste due invenzioni, gli spiriti avversi legittimano le loro attività distruttive verso gli altri, perché magicamente l'inganno, il furto e l'omicidio non esisterebbero più. È sin dalla giovanissima età che gli spiriti avversi, con la parte più intima, quella appunto spirituale, hanno deciso di distruggere qualcosa di importante. Perciò hanno finito per considerare questa loro decisione come normale, democratica, fisiologica all'equilibrio generale, necessaria all'universo, all'umanità, allo spirito assoluto, addirittura buona, anzi, l'unico bene possibile. Così, quando gli spiriti avversi avranno il potere completo, l'umanità non potrà salvarsi. Il desiderio del più forte degli spiriti avversi al potere sarà inevitabilmente quello di distruggere il genere umano, sterminare tutti ed infine uccidere anche se stesso. Non è qualcosa di romanzesco. È semplicemente il delirio di onnipotenza umano, che, essendo peccatore, si esprime solo verso la distruzione. Dunque, per qualunque problema, la salvezza dell'uomo non può venire da un altro uomo. Serve qualcuno che sia intimamente costruttore, ossia Dio.
Pertanto occorre quantomeno ispirarsi a Dio e mai ai buoni propositi degli uomini. Secondo capitolo dell'indagine. Giudicare i potenti e le autorità non è per tutti. Come anticipato all'inizio, con i criteri di questa indagine è possibile giudicare le azioni compiute dai potenti e dalle autorità. Infatti, alcune azioni delle autorità sono state costruttive, mentre molte altre distruttive. E certamente i cattivi sono state le autorità, come i papi, i governanti, i segretari di partito, i banchieri, i conduttori TV, i giornalisti, i magistrati, i medici, eccetera. Però l'aspetto più importante nel giudizio delle autorità è la fiducia che la maggioranza del popolo ha concesso a queste persone, nonostante le loro evidenti azioni distruttive, della quale maggioranza del popolo solo una minima parte era pienamente consapevole e d'accordo con le autorità e le loro azioni distruttive, in quanto spirito avversi come le autorità. Mentre il resto della maggioranza si è resa conto dell'inganno e degli effetti negativi delle decisioni delle autorità solo dopo molto tempo. E io sono uno di questi. Come è stato possibile? Ciò che impedisce alla maggior parte delle persone di giudicare serenamente, obiettivamente, le autorità è la loro fiducia verso di esse. Anche qui la curva di Gauss permette di vedere come su 100 persone o 100 milioni un 15% non ha mai fiducia nelle autorità. Un 70% sia mediamente o poco o più fiducioso nelle autorità. E infine l'ultimo 15% sia molto fiducioso nelle autorità. Questi orientamenti sono di origine psicologica, non spirituale. Perché la relazione verso l'autorità riflette e replica quella che da bambini si è avuto con le prime autorità incontrate e subite, ossia i genitori, i nonni, i fratelli maggiori, eccetera. Per cui, se la relazione con questi familiari adulti è stata percepita complessivamente come positiva, allora si avrà fiducia anche nelle successive autorità che si incontrano, subiscono nella vita. Il contrario, se da bambini la relazione con le prime autorità è stata percepita complessivamente come negativa. Parentesi sulla curva di Gauss. Questo rapporto tra fiduciosi e diffidenti vale in condizioni stabili. Perché quando un'autorità è coinvolta in uno scandalo socialmente riconosciuto, infatti ci sono anche gli scandali delle autorità socialmente ignorati, allora di colpo gli sfiduciati, i diffidenti aumentano e la curva di Gauss diviene asimmetrica, cioè tutto il blocco delle persone si sposta verso la diffidenza. Diminuiscono i fiduciosi e aumentano i diffidenti. Poi, dopo il ricambio della persona nel ruolo di autorità, oppure quando l'autorità chiede perdono e la gente glielo concede, il rapporto tra fiduciosi e diffidenti ritorna come prima e la curva ritorna simmetrica. Si stabilizza.
l'eterno perdono ai potenti, ossia quando gli inferiori vogliono la salvezza dei superiori. Le persone fiduciose nelle autorità tendono sempre a giustificarle. Quando le cose non vanno secondo le loro promesse, tendono sempre ad attribuire la responsabilità ai collaboratori, alle cause avverse, alle altre nazioni, ad un evento imprevedibile, al popolo che ha obbedito male, perfino a se stessi, ma mai all'autorità. Perché l'autorità non può aver sbagliato, non può avere colpe. Le colpe sono solo dalla propria parte. Sono le persone del popolo a far arrabbiare le autorità, perché non fanno come dicono loro. Sono le tipiche spiegazioni dei bambini di 3 anni di fronte ai genitori arrabbiati. Il loro giustificare, il loro perdonare le autorità è in realtà un salvare le autorità. Salvare l'autorità affinché questa salvi loro e la loro vita con le sue scelte giuste. Perché nello sragionamento del fiducioso dipendente finalmente avranno capito i loro errori e da ora in poi si comporteranno bene. È una speranza obiettivamente assurda, perché un'autorità che sbaglia continuerà a sbagliare, come qualunque persona comune. Ma è la logica della dipendenza dall'altro, da cui deriva la concessione dell'eterno perdono all'altro, all'autorità. E contro la fiducia da dipendenza non c'è ragionamento obiettivo o dimostrazione che possa portare alla sfiducia. Tanto più si dimostra lo sbaglio commesso dall'autorità, e tanto più i fiduciosi dipendenti reagiscono con la difesa, perché non hanno un'altra autorità sulla quale trasferire la loro fiducia, perché non cercano la giustizia, ma ancora come da bambini cercano la sopravvivenza, per cui cercano principalmente un'autorità, non qualcuno che faccia le scelte giuste. Invece, più correttamente, gli sfiduciati e i diffidenti vedono nelle cattive autorità degli ostacoli e dei pericoli al futuro personale e della società. Nella 10ª parte continua l'indagine sull'eterno perdono ai potenti. L'attesa degli altri per protestare contro l'autorità e la reazione delle autorità alle manifestazioni. Ci sentiamo! E indagatore, qua c'è il prossimo video.